Amici dell'Orienteering, oggi direttamente dal Parlamento siamo con Antonio Tiberi perché abbiamo un regalo speciale per Mariani. La maglia bianca è per te. Antonio, tu l'Orienteering lo conosci bene? Sì, ciao a tutti innanzitutto. Orienteering lo conosco bene. E Pogacar è così forte? Pogacar purtroppo è tanto tanto forte. Sì, arriverà la maglia e un salutone appunto, dai, un abbraccio. Siamo con Francesco Mariani, noi avevamo una scommessa, un grande piazzamento internazionale in cambio di un regalo. La maglia bianca del Giro, no? Vedi, abbiamo mantenuto la parola, questa è la tua maglia, la maglia di Antonio Tiberi. Grazie, tra l'altro anche lui è della mia stessa età, quindi potrei aver vinta io questa. Questa. Noi tifiamo per i giovani oggi? Assolutamente sì. Chi sono i tuoi giovani preferiti? Tutti. Qua facciamo tifo per i giovani? Sì, però non gareggio, la gamba è rotta. Il gambone, l'hai rotto a fare Orienteering? Sono scivolata su una prugna. L'operatore che non è più giovane, si è perso tutto. È come se all'arrivo della finale dei 100 metri alle Olimpiadi avessero inquadrato Bragagna anziché Marcel Jacobs. Campionesse italiane grandissime. Come mai a questa abbronzatura? Non sono andata al mare. Dai, no! Sì, i compagni di squadra mi hanno dato una posizione molto buona di partenza, quindi siamo molto soddisfatti. Come si fa così giovane a essere già sul podio? Non lo so. Il futuro quindi è dei giovani. Sì, credeteci sempre, noi siamo i giovani. Ho parlato solo della campionessa, questa cosa mi dà molto sui nervi.